Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella al caffè espresso. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, caffè espresso amaro, latte intero, olio di semi, zucchero semolato, uova, lievito, vanillina Bimbi, sale, brandy, per la decorazione zucchero a velo o salsa al caffè. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo lo zucchero sul fondo del boccale. Posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo, versiamo le uova e le facciamo montare per 6 minuti a velocità 4. Aggiungere il latte il brandy e l'olio di semi e il caffè. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla. Aggiungere la farina. Il lievito per dolci, il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Verificare la cottura facendo sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella al caffè espresso. Grazie e alla prossima ricetta.